Buongiorno a tutti, io sono l'avvocato Giorgia Colombo, coordinatore scientifico di UPEL Cultura e oggi ho il piacere di presentarvi Andrea Ravo Mattoni. Saluto tutti i partecipanti che sono già collegati e che si stanno collegando e saluto anche il padrone di casa, il direttore di UPEL, il dottor Claudio Biondi. Oggi il nostro ospite non ha bisogno di presentazioni, è un artista apprezzatissimo e molto legato al nostro territorio e il nostro territorio ha voluto anche premiarlo inserendo l'evento di oggi all'interno del Festival Letterario Mulini Letterari 2021, organizzato dal sistema bibliotecario Valli dei Mulini della provincia di Varese. Oggi per me è particolarmente difficile presentare il nostro artista e il nostro ospite, perché il web è pieno di sue interviste e sono certa che tutti noi lo conosciamo bene, se non benissimo. Io in realtà di persona, o comunque diciamo in differita e in diretta, l'ho conosciuto soltanto adesso. Noi ci siamo collegati qualche minuto prima di voi e abbiamo chiacchierato un po'. Sono rimasta molto colpita dal suo carattere così pacato e anche dal suo modo così gentile di relazionarsi. E così ho capito una cosa, ho capito perché non ama definirsi uno street artist, eppure è dell'arte urbana che ha fatto il suo linguaggio artistico principale. Io partirei proprio da qui, vorrei chiedere a te Andrea di accompagnarci e di farci entrare nel tuo mondo in modo da farci capire com'è nata la tua passione per l'arte e come sei riuscito a sviluppare il tuo talento e il tuo pensiero artistico e creativo in così poco tempo. Allora, grazie Giorgia della bellissima introduzione e saluto tutti gli ospiti e grazie di esservi collegati, per me è un onore e soprattutto è un piacere e senza la comunicazione le mie opere d'arte non avrebbero senso, quindi questo per me fa parte della mia operazione artistica, soprattutto la trasmissione, anche perché sono una sorta di traduttore della grande storia dell'arte. Come nasce Andrea? Come nasce Ravo? Come nasce Andrea Mattoni? Come nasce Ravo? Perché io mi chiamo Andrea Mattoni. Ravo è la mia tag, è una cosa che mi porto dietro e che poi ho inserito all'interno a metà fra il mio nome e il mio cognome. Nasco a Varese nel 1981, da madre svizzera e padre italiano. Ho doppio passaporto, però sono sempre stato legato alla provincia di Varese e in parte ovviamente anche al Ticino. Però sono un gaviratese doc perché sono rimasto a Gavirate per più di 22 anni. Ed è lì che nasce a Gavirate proprio la passione per l'arte, perché papà Carlo, che non c'è più, che è morto nel 2011, era un artista di arte comportamentale e concettuale, nonché un grafico e un illustratore. Ed è tramite lui, grazie a papà, che comunque ho avuto l'opportunità di approcciarmi al mondo dell'arte e ho sempre avuto i pastelli in mano, ho sempre disegnato sui muri in casa e nessuno mi ha impedito di farlo, per fortuna, se no forse non sarei qua oggi. E mio papà era un artista che lavorava e ha lavorato, ad esempio, con Luciano Giaccari, uno dei padri fondatori della videoarte a livello mondiale, che è stato anche mio padrino, ha lavorato con Bruno Munari, ha lavorato con la galleria di Luciano Incaping. Io ho conosciuto veramente tantissime persone, passavano per casa mia, lui partecipava alle performance di Daniel Spörri, ad esempio. Quindi ho avuto le opportunità di conoscere veramente una grande fetta e una grande parte importante della storia dell'arte del nostro territorio, locale, nazionale e mondiale, perché i nomi che ho citato sono comunque dei nomi molto importanti. Nasco anche in una casa di artisti perché mio nonno, che non ho conosciuto, Giovanni Italo Mattoni, era un pittore. Era un pittore però che dipingeva le figurine Liebig e Lavazza. Lui era un 1892, ha fatto Brera all'inizio del Novecento. In realtà era poi un militare, ha fatto la prima e la seconda guerra mondiale ed era un cartografo e si trovò in Africa. E ci rimase per 7 anni in prigionia quando gli inglesi presero tutti i territori. E lì nacque anche la sua passione per l'Africa, perché io ho più di 150 quadri ad olio a casa di mio nonno che rappresentano una sorta di National Geographic ad olio. Io ho ritratti di guerrieri Masai, ho paesaggi. Ho tutte le informazioni del campo di prigionia perché era quello che dipingeva. E poi ovviamente tutte le figurine di Liebig e Lavazza, ho qualche bozzetto originale, un po'
tutte le serie. E questo per me era un po' un gioco da piccolo, cioè vedevo queste cose, sapevo che le aveva fatte mio nonno, cercavo di imitarle. Tutto qui, diciamo, la questione artistica di mio papà era un pochettino più complessa, l'arte comportamentale e concettuale l'ho compresa dopo. Era qualcosa che mi annoiava da piccolo perché non riuscivo a confrontarmi e approcciare questo linguaggio, questo alfabeto che è anch'esso meraviglioso e complesso. E poi c'era mio zio, Alberto Mattoni, che è il creatore del personaggio, era un illustratore, il creatore del personaggio Lilibet. Ed era un fumetto, un'illustrazione che poi andava su molti quaderni, astucci, cartelle, ha girato un po' per tutto il mondo. Si è andato a cercare Lilibet e Matal, perché mio zio si firmava Matal, che era Mattoni Alberto, come pseudonimo. Sicuramente qualcuno di voi l'avrà visto perché era un personaggio molto, molto conosciuto e famoso. Detto questo, Andrea Mattoni nasce in questa casa a Gavirate, in via Garibaldi 81. E lì inizio a disegnare, inizio ad avere molti input e soprattutto per me il disegno era una maniera per divertirmi e passare il tempo. Andavo nello studio di papà oppure prendevo i fogli e continuavo a disegnare. E questo ovviamente avveniva anche a scuola. Piano piano Andrea cresce e fra la terza media e la prima media, vivendo vicino alle ferrovie Nord che passavano davanti alla stazione anche di Gavirate, rimasi fulminato un giorno perché vidi passare dei treni pieni zeppi di cose colorate che io non sapevo che cosa fossero, perché ovviamente era il 1994, non c'era internet, non c'erano le informazioni che ci sono adesso, non avevo accesso a delle enormi biblioteche come può essere Wikipedia, se no avrei scritto e avrei digitato graffiti sui treni o disegni sui treni e qualcosa mi sarebbe venuto fuori. Ecco che scopro i graffiti, scopro la graffiti art. Ovviamente si tratta di treni, ovviamente si tratta di una pratica che nasce nel 1969 a New York, ovviamente nasce in forma illegale. E piano piano approccio a quello che è un mondo molto molto grande che è legato al mondo dell'hip hop. Entro a far parte del liceo artistico di Varese, quindi quel treno poi lo utilizzo per andare a scuola. E quindi ogni giorno vedo questi graffiti. A scuola c'era qualcuno di più grande di me, c'era qualcuno che faceva già graffiti e che inizia a spiegarmi che cos'è. Oltre al mio papà che mi spiegava che queste cose erano già state fatte, ma io non ci credevo molto all'epoca, sempre controcorrente ovviamente. E quindi queste persone del liceo artistico di Varese, qualche writer più grande di me, mi inizia ad introdurre al mondo dell'hip hop, che è formato da quattro discipline: il rap, il DJing, la break dance e i graffiti. Un grande mondo, una sottocultura. Questo mondo ovviamente è caratterizzato da un comune denominatore, che è la competizione, una sana competizione. La break dance c'è sempre stata la sfida per strada sul linoleum, i rapper si sfidavano con il freestyle, quindi l'improvvisazione sul palco, i DJ lo facevano nei club. Bene o male, per alcuni male, per alcuni bene, i writer si sfidavano su tutto il tessuto urbano. Questo è e questo è tuttora. Quindi, quando si vedono delle tag in giro sui treni, bisogna comprendere che è un codice che rappresenta comunque una sottocultura ed è semplicemente una sfida stilistica interna al movimento dei graffiti. La comunicazione dei graffiti è una comunicazione semplicemente mirata a far vedere ad altri writer quello che è il proprio stile, il proprio coraggio, fra virgolette, o la propria pazzia a volte, e la propria quantità, la capacità di fare quantità o la propria qualità, ovviamente. Io ero più predisposto all'epoca per fare e approcciarmi alla qualità, quindi sì, anche io facevo illegali, in lungolinea fra Varese e Gavirate o Malnate in lungolinea, quindi dove ci sono i muri di cemento, sono ancora pieni di miei pezzi, cioè rabo e oravo. Questo l'ho detto anche alla procuratrice di Varese, l'ho detto anche ai capi della polizia che mi hanno invitato al tribunale di Varese a dipingere. Quindi è una cosa che ormai è in prescrizione, credo, avvocato Colombo. Assolutamente. Perfetto.
E quindi ho approcciato questo mondo in questa maniera. Ho approcciato una tecnica. Ho approcciato una tecnica che tuttora si impara esclusivamente sulla strada. Perché le bombolette non vengono insegnate comunque a scuola, né alle accademie né alle scuole superiori. Vabbè, Andrea quindi entra a far parte del liceo artistico e ci rimane per 2 anni perché successivamente è l'unico bocciato della classe. Tragedia familiare, perché ero figlio d'artisti. Che tragedia grossa, potete immaginare, unico bocciato della classe. Oggi sono l'unico artista professionista che è uscito dal liceo artistico. Cosa succede? Alla fine vado a spulcio un attimo, chiedo dei consigli e vado a fare Lipsia. Lipsia, io vado a fare elettronica a Lipsia, non perché fossi appassionato di elettronica, perché mi avevano detto che era abbastanza semplice, perché all'epoca io volevo fare solo graffiti e andare con i rollerblade, appunto, o fare skateboard. Basta, questo era il mio unico obiettivo, quindi a scuola non ero molto, molto, molto bravo. Però entro a Lipsia e in realtà mi si apre un mondo perché ero l'unico che disegnava. I professori iniziano ad accorgersi di questa cosa, mi lasciano libertà anche di espressione. La scuola poi mi appassiona anche dell'elettronica, vado anche bene a questa, sui corsi di elettronica, riesco ad essere promosso tutti gli anni. Addirittura divento presidente di consulta e il preside mi lascia un'aula intera per esprimermi e dipingere e mi pagano 1,5 milioni di lire, ovviamente, in bombolette spray. Questo è stato il mio passaggio all'Ipsia. E quindi voi dovete capire che io quando ero al liceo artistico disegnavo poco, quando ero all'Ipsia disegnavo un sacco, perché quando ero all'artistico ero un po' schiacciato. Poi non è stata una bellissima esperienza, anche se voglio un sacco bene ai professori, vengono a ritrovarmi, a vedere i miei muri, vengono alle mie esposizioni quando posso. E invece all'Ipsia esplodo, anche perché ero un po' l'unico. E Lipsia era un po' una galera come scuola, nel senso dovevi sopravvivere, era una scuola maschile, quindi ero come se riuscissi a fare tatuaggi in galera. Mi sono mingherlino e me la cavavo con quella roba, quindi mi rispettavano tutti. Addirittura appunto poi anche i professori e il preside, Rossi, che mi ricordo ancora con piacere. Quindi rinasce questa grande passione, i miei sono contenti di questa mia scelta. E poi a testa dura, ovviamente, finite le superiori e in maniera un po' strana, decido di andare, cioè strana per la scuola da cui arrivavo, decido di entrare all'Accademia di Belle Arti di Brera. Credo che nessuno a Brera abbia mai visto qualcuno arrivare dall'Ipsia. Infatti, quando lo dissi in commissione di selezione, comunque c'erano gli esami di selezione all'ingresso, rimasero un attimo sorpresi, perché uno dall'Ipsia, bene o male, magari forse dall'ITIS qualcuno è arrivato, però un po' strano. Però arrivai e fui ammesso e iniziai il corso di pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera. E qui avvenne comunque una sorta di cambiamento, una crisi, però crisi vuol dire anche, etimologicamente è crisalide, deriva dalla crisalide, quindi dalla crisalide poi nasce la farfalla, una crisi è anche un'opportunità a volte. Spero lo potrà essere anche il mondo che stiamo vivendo in questo momento con il Covid. Comunque una crisi perché non mi sentii pronto per portare le bombolette spray e i graffiti all'interno delle aule di Brera. Quindi abbandonai completamente questa pratica, o parzialmente, e mi reinventai. Quelle erano le aule che avevano visto mio nonno fare lezione quasi 90 anni prima. Quindi avevano visto grandi pittori passare per quei grandi artisti passare per quelle aule. Quindi non mi sentivo di portare quello che era una pratica comunque principalmente illegale e legata alla strada all'interno delle aule, perché i graffiti non credevo avessero personalmente spazio sulle mie tele, ma dovevano rimanere sui muri. E quindi mi reinventai completamente. Oggi la maggior parte di voi mi conosce per Recupero del classicismo nel contemporaneo, comunque questa traduzione di grandi opere d'arte classica. Ma in realtà io ho fatto veramente tantissimi percorsi. Quando iniziai Brera, iniziai a lavorare,
prendendo spunto da tre pittori che amo tuttora in maniera viscerale, che fanno parte della seconda metà del Novecento inglese. Su tutti è Francis Bacon, poi c'è Lucian Freud e poi c'è Jenny Seville, che comunque fa parte degli Young British Artists, comunque un'altra generazione di artisti. Ecco, io in quel periodo lavoravo ad acrilico e ad olio su degli autoritratti distorti completamente. Oppure prendevo la mia videocamera che comprai con i primi quadri venduti dalla galleria Ghiccini di Varese, dove feci la mia prima mostra, anzi, a Ilen, che conosco, è carissima amica. Comprai una videocamera, con questa videocamera facevo anche video, estrapolavo dei frame dai video e creavo, scusate, devo abbassare il cellulare, e creavo dei dipinti. Creavo dei dipinti ad olio o ad acrilico. Questo facevo a Brera. Quindi capite anche voi che le bombolette in quel momento non c'entravano più niente. Non c'entravano più niente, ma piano piano iniziai a reintrodurle nella mia pratica. Perché come tutte le cose, quando le si impara a far bene e le si abbandona magari per qualche anno, si è semplicemente un po' arrugginiti, ma basta comunque riprendere la mano e si è padroni comunque di qualche cosa che si è studiato e con cui ci si è applicati molto. Quindi iniziai all'inverso, iniziai a portare i ritratti distorti, gli autoritratti, su muro a bomboletta spray. Io feci questa cosa per parecchio tempo. A Cadorna, sul binario 10 a Milano, c'è un mio autoritratto di 5 metri per 5 che non si ricorda nessuno, è legale, è una faccia verde sul binario 10 ed era proprio quel periodo, il periodo di Brera. Avevo ripreso in mano le bombolette, in quel caso era una gem a cui fui invitato, e poi andavo nelle fabbriche abbandonate, al Sonnino, a Besozzo c'è ancora un mio pezzo, alla Maier ce ne sono tanti. Ce ne sono parecchi in giro, provincia di Varese. Addirittura avevo fatto una mia faccia nel sottopassaggio di McDonald's a Varese, questo legalmente. E questo è stato un periodo dove appunto ho ripreso le bombolette in mano, però dopo aver approfondito e studiato quella che era la pratica dell'acrilico e dell'olio. Quindi ho fatto l'inverso. I graffiti a quel punto non c'entravano più niente. Il graffiti writing è una pratica legata proprio al mondo dell'hip hop, legata appunto alla competizione. L'avevo abbandonata appena avevo messo piede a Brera, non mi apparteneva più, non rinnego ciò, io vengo da quel mondo, lo rispetto tuttora, sono in contatto con tantissimi ragazzi o adulti che continuano questa pratica, però è una pratica che non appartiene più al mio percorso. Ovviamente ho sottratto la tecnica, quindi questa tecnica l'ho portata avanti per tanti anni, sia su tela che su muro e poi lavorando anche ad acrilico e ad olio. Ho lavorato su veramente tematiche molto molto differenti. Ad esempio, più di 10 anni fa ho iniziato a lavorare sull'ossessione dei social network quando nacque Facebook. Iniziai a fare degli screenshot di tutto quello che avveniva su Facebook e iniziai a dipingere ad acrilico all'interno di custodie di CD, compact disc di plastica proprio all'interno che chiudevo, tutte le immagini del profilo dei miei contatti di Facebook e tutto quello che erano i loro post. Questo, ad esempio, questo progetto si chiamava Burn CD Project. Burn è la pratica di masterizzare i CD, quindi mi piaceva questa sorta di masterizzazione delle immagini, anche perché ne ero convinto allora e ne sono convinto anche oggi che tutte queste immagini che ci passano attraverso i social network e che ci bombardano giornalmente sono delle immagini estremamente effimere. E allora in quel momento io lottavo contro queste immagini che di giorno in giorno sparivano e le bloccavo nel tempo. Infatti, i miei contatti di 10 anni fa di Facebook, molti non lo sanno, ma hanno le loro immagini del profilo dipinte forse per molte centinaia d'anni, perché sono all'interno di custodie di CD fatte ad acrilico e sono veramente quasi per sempre. E mi piaceva. Quindi, questo per farvi capire, questo è uno dei miei tanti progetti. Questo per farvi capire che io ho sempre lavorato a progetti molto differenti. A volte venivo tacciato dai galleristi o dai critici come
colui che faceva la collettiva di se stesso, e questo è stato per me un problema all'interno del mondo dell'arte contemporanea, ma me ne sono sempre fregato, perché ho sempre messo davanti la mia libertà piuttosto che delle piccole regole di riconoscibilità o più volgarmente di mercato. Quindi ho sempre portato avanti questo. Poi nel 2016, ovviamente il progetto Recupero del Classicismo l'avevo pensato e immaginato molti, molti anni prima. È nato e è sfociato in un muro che feci nell'aprile del 2016 con la cattura di Cristo del Caravaggio, ma era una cosa che avevo pensato molti anni prima, cioè questo tentativo di fondere la pittura classica che amo profondamente e la pratica del graffiti writing e delle bombolette spray per farle incontrare, però portando avanti un qualche cosa che è una pratica molto, molto, molto antica, che è la pratica della copia. La pratica della copia la possiamo ritrovare nell'antica Grecia, in Egitto, nell'antico Egitto, la possiamo ritrovare nel mondo romano che copiava le statue dell'antica Grecia, lo possiamo ritrovare nella bottega di Raffaello con gli allievi che copiavano il maestro e in quel momento, in quell'epoca, copiavano per imparare, ma copiavano per il secondo mercato. Perché in realtà la copia dell'originale del maestro aveva un costo, arrivava magari nelle dimore del Papa, le copie degli allievi andavano magari nella dimora del Colonna o di altre famiglie nobili. Quindi la copia è una pratica antichissima, la copia ha anche avuto l'opportunità di, ha avuto veramente l'opportunità di diffondere in tutta Europa determinate correnti e determinate scuole. Il caravaggismo su tutte è dovuto alle copie, ma le copie all'epoca non erano fatte solamente nelle botteghe, erano fatte dai pittori in tutta Europa, olandesi, fiamminghi, francesi, che avevano il mito, come tuttora molte persone lo hanno, dell'Italia e del viaggio in Italia per scoprire, oltre alla luce magnifica, e i colori magnifici che ci attorniano, comunque pittori che potevano studiare, potevano venire ad osservare e potevano venire a copiare, perché non c'era la fotografia. Quindi dobbiamo immaginare che la copia è anche l'internet dell'epoca, la maniera per diffondere le immagini in lungo e largo e aprire nuove correnti artistiche. Il caravaggismo è nato proprio dai viaggi in Italia e dalle copie. Georges de Latour deve molto a Caravaggio, quello che ho fatto su Varese. Tantissimi, anche Nicolas Tourneur, oppure Valentin de Boulogne, su tutti i francesi che hanno copiato. Caravaggio stesso ovviamente ha copiato e si è ispirato ad altre correnti. Però questo per farvi capire che la copia era per me il fulcro del discorso, il fulcro non era un qualche cosa per sminuire, anzi è un valore aggiunto per me la copia. Tante volte le domande che mi pongono è: ma tu non hai mai fatto qualcosa di tuo? Ve l'ho appena detto, io ho fatto tantissimi anni a fare qualcosa di mio e questo è ancora più mio, perché porta avanti un qualche cosa in cui credo molto. E non parlo piuttosto di copia, io parlo piuttosto di traduzione, perché la traduzione è come tradurre una poesia dal giapponese all'italiano. Non avremo mai lo stesso sonoro, la stessa musicalità del giapponese, eppure le traduciamo. Io faccio la stessa cosa con le bombolette spray, cerco di tradurre quello che è la pratica dell'olio. Tradurla con le bombolette spray, ingrandendo ovviamente. La copia di per sé solitamente è fatta con la stessa tecnica e la stessa taglia. Quando vedete nei musei dei copisti, utilizzano gli stessi materiali, magari un po' più tecnologici, l'olio comunque ha avuto degli sbalzi in avanti, ma comunque la stessa taglia e la stessa tecnica. Io lavoro su taglie completamente differenti, magari il Velázquez che ho fatto a Oviedo in Spagna, l'originale è 120 centimetri al Triunfo de Bacco, io l'ho fatto diventare di 33 metri, capite?
capite che questa è più una traduzione che una copia, perché non è possibile, e per di più è un ingrandimento enorme del particolare che è grosso così. Quel particolare grande così è diventato di 33 metri. Quindi è una traduzione forte di quella che è una pratica molto, molto, molto antica. E ci tengo particolarmente a dire sempre questo piccolo particolare, che non è piccolo, perché poi i muri sono estremamente, estremamente grandi. La bomboletta spray, ovviamente, anch'essa bisogna parlare di traduzione, perché io con l'olio e con l'acrilico, quando ho i tre primati, il bianco e il nero, posso creare tutti i colori che voglio. Con le bombolette spray questo non è possibile, quindi è una questione di sovrapposizione di immagini. Cioè, se vedete questo dipinto, ad esempio, che è una tela fatta a spray, questo è l'allegoria della vittoria, Friedrich, un pittore tedesco dell'Ottocento. Io per creare questi colori, cioè non ho il verde, ad esempio, non ho utilizzato il blu e il giallo per crearmi il verde, ho bisogno di questo colore verde. Anche per questo colore più scuro ho bisogno di questo colore. Ma come lavoro sulla traduzione e sull'imitazione dell'olio? Utilizzando la stessa pratica che i pittori antichi utilizzavano a partire da un determinato periodo storico, il marrone di fondo, la preparazione della tela. Perché se voi vedete la gota di questa fanciulla, questo volume e questo rossiccio, in realtà è il marrone di fondo che vedete qua. Io non ho lavorato, non ho messo pittura, ho semplicemente creato il chiaro attorno e lasciato il marrone di fondo. Questa è una serie di quadri che si chiama. Sono praticamente From a Sketch to the Wall, sono comunque dei quadri che rappresentano il processo, si chiamano processus. C'è tutta la squadrettatura, tutta la traccia, e sono lascio vedere l'incompletezza del lavoro, come se lasciassi i muri a metà, cosa che poi andrò anche a fare in futuro, perché sarà la seconda evoluzione del mio lavoro, l'incompleto, che è quello a cui voglio puntare e voglio arrivare. Per il momento ci sto lavorando in atelier, ci sto lavorando su dei dipinti. Questo è un prestito dalla storia dell'arte, un prestito da chi? Da Tintoretto. Tintoretto, che lavorava a Venezia nel 600, praticamente Tintoretto, perché lui non si chiamava Tintoretto, veniva da una famiglia di tintori, di tessuti, e quindi conosceva benissimo come tingere i tessuti. All'epoca c'era una lotta pazzesca fra lui, Tiziano e Veronese. Tiziano era un po' il suo maestro, era molto più anziano di lui. Però c'era una competizione perché c'erano delle sorte di bandi di concorso, indetti dal Doge, indetti dalle grandi, la grande scuola di San Rocco, per farne un esempio, dalle grandi scuole di Venezia. Tintoretto con questa pratica non solo riesce ad avere una qualità maggiore, una profondità migliore nella creazione delle opere d'arte, ma addirittura riesce ad andare più veloce e gli frega tutto. Perché riesce a vincere praticamente tutti i concorsi, addirittura lui riesce al posto che portare i bozzetti che venivano richiesti, lui portava direttamente le opere già finite. Tiziano e Veronese si arrabbiavano moltissimo per questa cosa, era quasi una pratica illegale, passatemi il termine, eppure lui è riuscito, addirittura regalava le opere a determinate chiese, perché era molto ambizioso, voleva diventare il numero uno all'epoca. E quindi ha creato in realtà, attraverso questa sua fame di successo, una pratica che poi è stata riproposta. No, scusate, era il 500. Era riproposta, è stata riproposta a tutti i pittori successivamente. Tutti i pittori successivamente hanno iniziato a creare e a dipingere e a preparare le tele. Era il 500, scusate, non sono uno storico dell'arte, ogni tanto faccio un sacco di confusione con le date. Non peraltro sono stato bocciato al liceo artistico. Parentesi. Comunque, detto questo, il fondo marrone serve proprio a questo. Quindi quando voi mi vedete anche sui muri, magari qualcuno di voi mi avrà visto iniziare qualche muro, è proprio perché
metto il marrone di fondo mi serve per questa pratica e mi serve per sviluppare. Adesso io cercherò di condividere, perché sennò parlo e faccio dei monologhi, di condividere il mio schermo con diverse foto. Ecco, lo vedete, Giorgio? Si vede? Benissimo, sì, vediamo. Ok. Ad esempio, qua siamo a Parigi all'Università di Nanterre, e come vedete, questo è Le Précieuses à l'As de Carreaux di Georges Delatour. Questo è uno dei primi lavori che ho fatto in Francia. Se voi vedete il viso di questo personaggio, del baro proprio, e vedete i suoi capelli, io non ho fatto altro che mettere poco colore e far uscire il marrone dal fondo. La stessa cosa è avvenuta sulla mano. Ok, io questa mano l'ho praticamente creata dal marrone, tutto il volume deriva dal marrone, ma il marrone non è, se guardate il mio mouse, la freccetta, non è soltanto qua. Che questo è il colore del marrone di fondo, ma emerge anche qui, emerge anche sul chiaro, quindi è colui che crea il volume, che è la cosa più importante di tutto. Detto questo, adesso questa piccola parentesi sulla tecnica e sulla traduzione, il mio scopo nel 2016 era proprio quello di creare dei ponti fra le istituzioni museali e la strada. E dare l'opportunità, ovviamente, voi vedete anche me adesso, Giorgio, vedi soltanto lo schermo. Sì, no, vediamo sempre sia te che lo schermo. Sia me che lo schermo, perfetto. Ovviamente era un'idea di cercare di creare dei ponti fra le istituzioni museali e i musei, cioè fra le istituzioni museali, scusate, perdon, e la strada. Questo era il mio scopo principale, oltre che portare avanti una pratica molto antica. Era quasi se Andrea Mattoni e anche Ravo, Andrea Ravo Mattoni, avessero messo assieme tre mondi. Il primo era il mondo di mio padre, quindi una pratica anche comportamentale e concettuale di questo, cioè io mi sento quasi come un direttore d'orchestra che presenta Mozart o Bach, ma soprattutto quello che faccio è una pratica comportamentale attraverso l'educazione. Io lavoro con le scuole. Porto avanti sempre contemporaneamente ai miei dipinti delle lezioni sul campo. In questo periodo sto facendo un sacco di DAD, purtroppo, però mi piace molto essere in presenza. E questo è un po' come se io avessi fatto rinascere un po' mio padre con questa pratica dell'arte concettuale comportamentale. Poi nonno con l'arte figurativa, la pittura classica, quello era e quello è. E poi Andrea con i graffiti, con una tecnica che arriva dalla strada. E questo io ho messo assieme tutte queste tre pratiche. Questa è stata la mia principale fusione di queste e concetto di questi tre mondi che ho unito. E da lì Andrea Ravo Mattoni. Il mio scopo era quello di creare dei ponti con le istituzioni museali, perché tante volte io lavoro sulla strada. Spesso mi capita e mi fermo a parlare con moltissime persone e ci sono parecchie persone che non hanno avuto la fortuna di studiare, magari di vecchia generazione, e che credono che i musei, sono quasi inaccessibili o di non essere all'altezza di comprendere quello che è il patrimonio artistico-culturale che in realtà appartiene a tutti noi. Passatemi anche questo paragone, io cerco anche di volgarizzare questo genere d'arte, come fece Dante con la lingua italiana e con la Divina Commedia, per una questione anche di diffusione. La volgarizzazione, capite anche voi, che è ovviamente dovuta dalla tecnica, non è l'olio, non ha la raffinatezza dell'olio, la bomboletta spray, anche se cerco di esprimerla al meglio, ma soprattutto mi permette di andare veloce e di fare cose molto molto grandi. Quindi cerco anche di avvicinare persone che non hanno avuto la fortuna di studiare e che sono magari molto distanti da quello che è la storia dell'arte. Però io lo dico sempre, quando mi trovo di fronte a questo genere di persone, mi faccio sempre il paragone della musica classica. Mi faccio ascoltare magari quella, una delle cose più semplici, che sono le quattro stagioni di Vivaldi.
magari l'hanno sentita in qualche pubblicità, la apprezzano e magari conoscono anche l'autore. E dico, ma voi sapete leggere la musica, la sapete scrivere? No, però l'ascoltate. Non si può fare la stessa cosa con le opere d'arte. Quindi anche senza aver studiato, senza avere un approccio comunque scolastico a questo genere di grande storia, potete andare nei musei, potete farvi trascinare delle emozioni? Sì, allora andate, provateci. Io sono semplicemente, sto facendo anche una sorta di servizio ai musei. Per me fare arte contemporanea è anche cercare un dialogo con l'arte antica, le istituzioni museali, le persone e la trasmissione di qualche cosa, cioè per me deve, la mia opera deve avere un'utilità, altrimenti però sono io così, non è che è tutta l'arte contemporanea così. Io sono estremamente legato a questo genere di concetto di alfabeto e di poetica. Quindi cercare di portare le persone all'interno dei musei. Questo era il mio scopo iniziale, era il mio scopo iniziale ed è quello che poi mi ha spinto ad andare avanti, ma non sono io ad essere andato nei musei, bensì sono i musei ad essere arrivati a me. Il primo museo che è arrivato a me è stato la Pinacoteca di Varallo, i Musei Civici di Varallo Sesia, luogo meraviglioso in Val Sesia, di solito un luogo di passaggio perché si va sempre ad Alagna a sciare. E in realtà a Varallo bisognerebbe fermarsi, oltre che per il meraviglioso Sacro Monte, anche per il museo. Soprattutto per il fatto che ci sono nati due pittori importantissimi. Uno è Tanzio da Varallo, un caravaggista incredibile, e l'altro è Gaudenzio Ferrari, un gigante del Rinascimento. C'è la parete gaudenziana Varallo-Sesia, è considerata la Cappella Sistina del Nord Italia da tutti gli storici dell'arte mondiale. Ed è un posto meraviglioso. E sono stati loro i primi a coinvolgermi, cioè sono andato e ho fatto il Davide Golia di Tanzio da Varallo. Ed era praticamente esposto all'interno dei loro musei. Quindi ho fatto uscire e l'ho riproposto all'interno della cittadina su un grande muro. Questo è stato il primo museo che mi ha contattato. Il secondo, praticamente nel 2017, arriva una mail da Monsieur Cyril Gouyet, che è il direttore del Dipartimento Educazione del Museo del Louvre in Francia. E all'inizio credevo fosse un po' uno scherzo, perché in realtà il Museo del Louvre che mi contatta era un po' troppo. In realtà era proprio lui. E mi scrisse: guarda, sto venendo in Italia, vorrei visitare i lavori che ho visto che hai fatto a Varese. Io lo portai a vedere il fanciullo con canestra di frutta ad Angera e la cattura di Cristo a Varese, sotto il ponte dell'Iper. Conosceva già il mio lavoro, perché ovviamente il mio lavoro era poi diventato virale a livello nazionale, europeo, mondiale, e quindi arrivò a incontrarmi e mi disse: vieni a Parigi. E da lì è nato il mio rapporto con la Francia, che dura tuttora. Sono tornato da Parigi da 2 giorni, ero proprio con Cyril, ero proprio per altri lavori e progetti. Dovete capire che adesso il 70% del mio lavoro si svolge in Francia. Perché? Perché ho proposte molto molto importanti, ne ho anche qua e io sono molto legato al mio territorio, quindi quando c'è l'opportunità le faccio, però in Francia sono diventato molto anche istituzionale, sono molto più conosciuto là che qua e l'anno prossimo nel 2022 ho 3 esposizioni museali in Francia. Per un artista, dovete capire, contemporaneo è molto più importante avere delle esposizioni museali piuttosto che avere delle esposizioni anche in grandissime gallerie. Perché sono qualcosa che consacrano. Però sono 3 esposizioni a Le Mans, a Colmar e a Parigi, e poi un'altra mostra museale in Giappone, però questo è un altro discorso. Quindi capite anche voi che poi dopo il Louvre nasce comunque un rapporto molto 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 importante con quello che è il mio progetto. Questo l'ho fatto a Grand Paris Sud. Lo vedete, Giorgia, lo vedi? Sì. Ok, Sì, benissimo. perfetto. Questo non ha bisogno di presentazioni, questo lavoro. Ho fatto questo taglio, questa è una scuola, un'école maternelle, una banlieue parigina. Questo è un progetto con una grossa galleria di Parigi, Galleria Matgoth, e l'ho fatto proprio in una banlieue, e poi ovviamente in collaborazione anche con il Museo del Louvre. Anche questo è stato fatto in collaborazione con il Museo del Louvre, dove ho fatto uscire proprio un lavoro del museo all'Università di Nanterre, che è la seconda università più grande di Parigi.
Ecco, qua invece siamo ad Angera, qua siamo agli esordi. Adesso farò una carrellata anche perché sennò poi se non ci sono le immagini e parlo soltanto magari vi annoiate anche. Questo è il fanciullo con canestra di frutta fatto ad Angera, è il mio terzo lavoro che ho fatto in provincia di Varese, perché quando finì la cattura di Cristo di Caravaggio, voglio ricordare che ero il 23° artista invitato al Festival Urban Canvas. Creato da Ileana Moretti, da Sea Creative, ero il 23°. Mi proposero questo muro sotto il sottopassaggio di questo cavalcavia dell'Iper, senza sapere quello che io sarei andato a fare. In realtà, tirai fuori dal cassetto questo progetto che avevo in testa da tanti anni e dissi: Ok, lo butto lì, lo faccio. Nel momento che finii il lavoro e lo pubblicai sul mio Facebook, all'epoca non avevo ancora Instagram, la cosa divenne virale in una notte, ma virale vuol dire più di 80.000 condivisioni in poche ore, soltanto dal mio Facebook. Successivamente arrivò Repubblica, Il Corriere, Corrado Augias, tutto questo in una settimana. Mi saltarono addosso e la cosa divenne, all'inizio credevo fosse un qualche cosa di virale che finisse in quel momento, e invece divenne esponenziale. Praticamente sempre più persone iniziarono a seguire il mio lavoro e sempre più persone arrivarono a conoscerlo. Oltre a questo, ovviamente anche arrivò ai vari direttori dei musei e anche a Sergio Guyet, che è direttore del Dipartimento Educazione del Museo del Louvre. Questo è il perché lo scoprì anche dopo, c'è anche un po' di fame. Questo periodo storico oltre che di bellezza, che di cultura. Questo, ad esempio, l'ho fatto in Sicilia, in provincia di Messina, è sempre la scena in Emmaus di Caravaggio. Caravaggio ha un rapporto molto importante con Messina, con la provincia di Messina e con la Sicilia. Ecco, con questo parentesi voglio introdurvi il discorso della territorialità. Io tengo sempre molto a lavorare con un'idea che abbia un senso per il territorio dove io sto andando a portare queste grandi traduzioni. Il senso deve essere provinciale, regionale o nazionale. La correlazione ci deve essere sempre. In questo caso c'è una correlazione storica con un Caravaggio che fugge da una condanna a morte. Che pendeva sulla sua testa a Roma, lui fugge prima a Malta, poi si ritrova in Sicilia. E lì ovviamente non è che non fa niente, cioè crea dei dipinti meravigliosi anche perché era protetto da famiglie nobili molto importanti. E quindi la correlazione con il territorio è sempre, sempre importante per quanto riguarda il mio lavoro. Ecco perché iniziai con Caravaggio in Lombardia, ecco perché ho fatto Caravaggio in Sicilia, ecco perché qui in Piemonte faccio Tanzio da Varallo e lo creo, lo ricreo per questo festival a Camo. Questo è un piccolo particolare di un San Sebastiano che si trova in un museo in Kentucky negli Stati Uniti e io lo riporto un frammento in Piemonte nella sua terra. Questo è un altro lavoro fatto in Francia con un pittore francese dell'Ottocento. Qui è sempre Caravaggio. Qui siamo sempre su Caravaggio a Seregno. Qui siamo sempre su Caravaggio. Ho fatto tanti Caravaggio, ma non è il mio pittore preferito. Parentesi a Guido Reni, il mio pittore preferito. Qui siamo invece a Gavirate, sulla mia scuola elementare che frequentai e ho avuto la grande chance di dipingerla. E sono su Francesco Hayez. Questa è una correlazione regionale. Perché regionale? Perché questo, vabbè, pittore è nato in Veneto, però lavora molto molto in Lombardia, ma l'originale dove si trova? A Villa Carlotta a Como. Quindi è anche un invito ad andare a vedere la meravigliosa collezione di Villa Carlotta a Como. Questa è una correlazione estremamente capillare. Qui mi trovo a Bassano del Grappa. E questo è Jacopo da Bassano. Ho lavorato con i musei civici di Bassano del Grappa, con la Pinacoteca di Bassano del Grappa, una pinacoteca meravigliosa che si occupa anche di contemporaneo, e ho fatto uscire un particolare di Fuga in Egitto di Jacopo da Bassano. Ecco,
Capite, la territorialità sono molto legato a questa pratica. Sono molto legato a questo e sono molto legato anche alla diffusione attraverso delle lezioni sul territorio e sul campo. Come avete intuito prima, dove sbaglio le date, io non sono uno storico dell'arte, infatti vengo e soprattutto dei problemi con i numeri, ho dei problemi con la matematica, che sono un po' discalculo e anche un po' dislessico, ma queste sono piccole parentesi. E alla fine vengo affiancato da degli storici dell'arte, fra tutti è Paolo Cova, mio carissimo amico che lavora ai Musei Civici di Bologna e è direttore della Rocchetta Mattei, ma lui è un gaviratese doc. E con lui, ad esempio, quando ho lavorato su Gavirate, lui ha frequentato anche lui queste scuole, lui oggi si occupa anche di televisione, ha fatto le signorie per Rai Storia, ha lavorato per Sky Arte, ha scoperto un Jacopo della Quercia inedito a 39 anni, non era poco, ed è stato anche pubblicato sul Burlington Magazine, che è uno dei più importanti, una delle riviste scientifiche più importanti al mondo per quanto riguarda la storia dell'arte. Ecco, Paolo mi affianca spesso e volentieri, perché ovviamente io magari sono sul trabattello, sono sul brush meccanico e lui svolge delle lezioni. E poi io magari scendo e parlo piuttosto della tecnica. Lui invece lavora ovviamente sulla questione legata al pittore, alla collocazione storica, al periodo storico e soprattutto al soggetto. Quello che mi piace anche trasmettere, che piace anche a Paolo, è far vedere comunque la storia dell'arte, soprattutto ai più piccini, in una maniera un pochino differente. Ovviamente c'è il discorso del soggetto, torniamo a Bassano del Grappa. Ok, c'è il discorso del soggetto, la fuga in Egitto. Certo, fa parte del Nuovo Testamento, è però un qualche cosa che è legato al committente. Il committente all'epoca, qua siamo a fine 1400, inizio 500, il committente chiede a Jacopo da Bassano di rappresentargli una fuga in Egitto. E lui la rappresenta. Ma che cosa vedo e che cosa racconto anche ai ragazzi quando faccio delle lezioni di fronte a questi quadri? Dico spesso, ok, prendiamo l'esempio di questo Jacopo da Bassano, che cosa vedete? Cioè questo rappresenta la fuga in Egitto. Guardiamo lo sfondo e lo sfondo rappresenta Bassano del Grappa. La montagna dietro è il Monte Grappa, io ero di fronte al Monte Grappa, è proprio la stessa medesima silhouette. Perché avveniva questo? Perché bisogna comprendere anche la storia dell'arte come delle fotografie, degli squarci nell'epoca in cui quel pittore è rimasto ed è stato contemporaneo. Caravaggio stesso, quando c'è cioè, Jacopo da Bassano in Egitto, non sapeva neanche come era fatto l'Egitto, quindi rappresenta la fuga in Egitto, rappresentandola, cioè erano come delle sorte di registi, avevano una traccia, avevano un copione e lo rappresentavano come meglio credevano. Prendevano gli attori, perché la Madonna, il bambino, cioè sono comunque degli attori, dei modelli che hanno posato per Jacopo da Bassano, ed erano dei contemporanei a lui. Caravaggio su tutti rappresenta questa pratica. Se andiamo ad analizzare la cattura di Cristo di Caravaggio, adesso scorro velocemente, la cattura di Cristo di Caravaggio, che cosa vediamo? Vediamo delle armature, delle bande nere che sono di fine 1500, inizio 600, che rappresentano i gendarmi che arrestano Cristo. È come se io avessi dipinto la cattura di Cristo oggi con i carabinieri. Questo ha fatto Caravaggio. Oggi magari qualcuno, spero una piccola minoranza, urlerebbe allo scandalo, mentre in realtà l'intera storia dell'arte ha rappresentato e ha continuato a rappresentare queste scene nella propria contemporaneità. E Caravaggio fa la medesima, identica cosa. Ed è questo che io cerco anche di trasmettere alle nuove generazioni. Certo, c'è il discorso della cattura di Cristo, è una parabola, è un qualcosa che è legato alla Bibbia, ok, va bene, ma la storia dell'arte la si legge da migliaia di punti di vista differenti. Possiamo anche solo analizzare le vesti, i vestiti, e riusciamo a comprendere come si vestivano le persone in quel determinato periodo, perché i pittori non avevano altri riferimenti, oppure facevano dei falsi storici completi come
il nostro simpaticissimo Hayez nell'Ottocento, cioè che questo dovrebbe essere Romeo e Giulietta, ma vi posso assicurare che questa era la visione ottocentesca di Romeo e Giulietta. È una fake news, ovviamente di una grande storia letteraria, ma le vesti non corrispondono assolutamente all'epoca in cui si svolge la storia di Romeo e Giulietta. E sono sempre delle rappresentazioni. Qui siamo a Leggiuno, qui lavoro sul quadro delle Tre Mani, meraviglioso quadro conservato alla Pinacoteca di Brera. Il quadro delle Tre Mani rappresenta il martirio di Santa Rufina II. Adesso non mi sto a tediare sul discorso di Santa Rufina II, che conosco bene, ma mi voglio concentrare sul particolare. Dipinto dal Morazzone, Morazzone pittore seicentesco di Varese, meraviglioso, si chiama, il Mazzucchelli, ma si chiama Morazzone perché nasce a Morazzone, frazione di Varese. Lui in questo caso rappresenta e dipinge la sua mano, è molto evidente sull'angelo in alto, ma se noi guardiamo le vesti della Santa Ruffina e guardiamo il personaggio centrale di questo soldato, bimbo soldato, ci sono delle armature, delle bande nere. Le armature delle bande nere erano le armature brunite del Seicento, che se andate a vedere il mestiere delle armi, il film di Olmi, meraviglioso, vi renderete conto di che cosa si tratta. Erano le armature che cambiarono il corso della storia e cambiarono il corso della guerra, perché ovviamente, e ci fu questa pratica di guerra notturna, cioè prima d'allora non si poteva fare la guerra di notte, era una sorta di tabù. Le bande nere in Italia cambiano completamente tutto, cioè attaccano la notte. Quindi molti pittori rappresentano queste armature nella propria contemporaneità, e lo fa anche il Morazzone, rappresentando questa scena del martirio di Santa Rufina II, con appunto lei con le vesti tipiche seicentesche. Queste sono anche le questioni per cui io cerco di trasmettere la storia Andrea, dell'arte sotto un altro punto di vista. Ecco. ti interrompo un secondo sulla tecnica perché è arrivata una domanda più legata magari alle traduzioni di Caravaggio, però in realtà anche questo si presta. Mi chiedono se per lo sfondo utilizzi sempre il colore marrone o a volte anche il nero. Allora, il nero non lo utilizzo mai, sempre questo ad esempio è un marrone scurissimo, non è nero, e se vedete cambio i marroni completamente. Ad esempio, guardiamo qua, vi faccio questi due esempi, ecco, un'ottima domanda perché abbiamo tre esempi perfetti qua. Qui siamo ad Oviedo, in Spagna, dove rappresento il trionfo di Paco di Velázquez, di cui vi parlavo prima, dove qua sembra stendere i panni, in realtà sta incoronando un simpatico umbriaco, i borracci. No, no, vedete lo sfondo marrone chiaro? Ovviamente io ho imitato anche il quadro come si trova allo stato attuale. Velázquez all'epoca aveva messo un azzurro fortissimo che si ritrova solo ai bordi. Oggi questo azzurro è quasi del tutto deteriorato e emerge questo marrone di preparazione di fondo, da cui io ho capito come Velázquez ha lavorato e l'ho riproposto. E in questo caso ho velato leggermente questi azzurri per creare questo marrone molto chiaro l'effetto di tela rovinata. Ovviamente questo marrone emerge tantissimo anche sugli incarnati, sulla pancia del Bacco e sul suo volto, sulle montagne di sfondo, il Bacco ovviamente emerge. Anche sul drappeggio l'ho usato tantissimo, tutto quel calore che emerge da qui dove c'è il mio mouse, questo calore che emerge dal drappeggio, in realtà il fondo emerge. Ok, detto questo è un marrone di fondo. Nell'altro, non so come si passa.
All'altra immagine, ecco, in questo caso il marrone è un marrone scurissimo, mai il nero, perché il nero è vietato addirittura in pittura, perché comunque sottrae l'opportunità di avere una profondità di campo. Il nero infatti snellisce, quando si mette la maglietta nera che snellisce, così, cioè il nero in realtà non è un colore, è un non colore, non si dovrebbe mai utilizzare in pittura. Io uso dei marroni scurissimi al massimo, anche quando vedete le mie opere, non c'è mai il nero nero o il bianco bianco. Comunque, detto questo, questo marrone, allora qua è la Jeune Orphelin au Cimetière di Delacroix, romanticismo pieno francese, Delacroix meraviglioso, lei era orfana al cimitero, questo l'ho fatto alle Mur-Oberkampf di Parigi, questo era in febbraio del 2018, è un muro effimero che cambia ogni 15 giorni, quindi questo muro non c'è più a Parigi perché è un'istituzione, le Mur-Oberkampf, sono passati tutti i più grandi street artist, ogni 15 giorni cambia e rimangono le foto. Vabbè, detto questo, comunque vedete che questo marrone scuro mi è servito per far emergere l'incarnato, il suo incarnato. Qui ho utilizzato un intermedio fra quello chiaro e quello scurissimo, lo vedete emergere quasi in questo sfondo scuro, vedete emergere una sorta di violetto, in realtà è il marrone, ho utilizzato sempre lo stesso colore qui, però utilizzandone di meno in alcune parti riesco a donare profondità di campo, volume, cioè c'è qualcosa, si può andare indietro con lo sguardo per lo spettatore. Quindi questo è il discorso di utilizzare vari colori differenti. Anche qui ci troviamo al Tribunale di Varese. Ecco, qui voglio aprire un'altra, ho usato un marrone simile a quello del Murazzone, voglio aprire un'altra parentesi legata al discorso del site specific, cioè il Morazzone Leggiuno funziona, è all'esterno e c'è una correlazione forte con la provincia di Varese perché il Morazzone è un nostro pittore. Qua siamo all'interno del tribunale e ho utilizzato un site specific che è un legame legato alla, a quella che è l'allegoria che rappresenta questo quadro. In questo caso stiamo parlando dell'allegoria della pace e della giustizia. Sulla destra vedete la pace con l'ulivo fra le mani e la giustizia invece con lo scettro tipico della rappresentazione della giustizia. In queste due è un'allegoria di Corrado Giaquinto, pittore napoletano del periodo Rococò. Il quadro si trova al Museo del Prado di Madrid. E voi mi chiedete cosa c'entra? C'entra con l'allegoria, c'entra con il tribunale, c'entra con il luogo. Giorgia, sei un avvocato, forse avrai visto questo tribunale. Assolutamente. Ce ne sono Quindi due a Varese in tribunale. ce ne sono due perché ho rappresentato anche Artemisia Gentileschi per l'inaugurazione, è rappresentazione autoritratto come allegoria della pittura, quello in quel caso era legato all'apertura dell'aula legata ai reati sensibili, quindi su minori, e dove l'incidente, correggimi se sbaglio, l'incidente probatorio, no? Dove ci sono, dove si confrontano, no? I due, imputato e vittima, sono separati completamente, anche il processo viene fatto in queste aule dove gli imputati non si vedono mai, è una legge, una direttiva europea di un po' di anni fa, hanno fatto questa cosa a Varese, una delle prime aule che segue questa direttiva, e io ho voluto rappresentare in quel caso Artemisia Gentileschi, perché Artemisia Gentileschi, pittrice incredibile, caravaggesca, incredibile, del periodo appunto seicentesco, subisce all'epoca uno stupro, e all'epoca nel Seicento, quando una donna subiva uno stupro, andava a processo. Quindi è Artemisia Gentileschi che va a processo, la torturano, in questo caso gli applicano una tortura alle mani, per vedere se effettivamente diceva la verità. Cioè, questa era la condizione della donna e di una pittrice comunque emancipata all'epoca perché poteva praticare l'arte della pittura grazie al padre Orazio Gentileschi, grandissimo anche lui pittore, però lei molto più grande. Ecco, la torturano per dire, ah, è vero, piano piano gli aprivano le dita. Fino a che continuava a dire sì. Ecco, questa era la condizione di Artemisia. Supera il processo, continua a dipingere. Quindi capite anche voi l'importanza
di aver rappresentato questa donna, questa pittrice, questa grandissima esponente della pittura italiana dell'epoca, proprio in un'aula legata ai reati sensibili o anche comunque legata alla violenza sulle donne. Quindi questa era una cosa estremamente, estremamente importante e importantissima. Parentesi, nella storia dell'arte si parla, per quanto riguarda le donne, mi viene sempre fuori Frida Kahlo. Non me ne vogliate, però io se vi tiro fuori dei nomi come Sefonisba o Artemisia Gentileschi, ci sono delle pittrici del 600, del 700, del 500, donne che hanno dato la paga a tanti uomini dell'epoca, ve lo posso assicurare, andatevi ad informare. Poi, vabbè, nulla togliere a Frida Kahlo, che però viene sempre messa lì come l'esponente, la più importante pittrice. No. Cioè, ne abbiamo avute di molto, molto, molto più brave. Poi io sono legato ovviamente al discorso della tecnica, non me ne vogliate, è molto soggettiva come questione. Voglio farvi vedere altre immagini, adesso condividerò lo schermo, vediamo. Ecco qua, forse ci sono molte più immagini aperte. Ecco, questo è un altro lavoro che ho fatto a Boulogne-sur-Mer, a nord della Francia. E qua vedete, ve lo volevo far vedere perché vedete l'incompleto, non l'avevo ancora finito. Quindi se guardate in basso e vedete la traccia, potete vedere, oltre a vedere anche una simpatica immagine sovrapposta perché era un garage per auto, vedete, quindi c'è un'immagine sotto. Carburatore, così era una pubblicità di quelle degli anni 70, dipinte bellissime, fra le altre cose. Allora, vedete qui a matita c'è una squadrettatura di fondo, proprio dei quadrati. Sono fatti praticamente che è la maniera per cui io, con cui io traccio, ho le proporzioni perfette del dipinto. Io ho praticamente questi fogli tutti squadrettati, con dove c'è sull'originale, riporto la squadrettatura sul muro in proporzione e poi gioco come ad una sorta di battaglia navale, AB, A3, A4 e devo corrispondere fra le verticali e le orizzontali. E con la bomboletta faccio tutta la traccia a bianco. È il mio disegno preparatorio. Sopra il disegno preparatorio, successivamente dipingo e coloro tutto. Questa è la maniera per, magari era una curiosità, per riportare la traccia, che sono poi, quello alle mie spalle, che sono i dipinti che si chiamano Processus, sono proprio legati a questa forma di squadrettatura e li lascio ben visibili. Qua stiamo invece a Somma Lombardo, è un po' in controluce, e questa è la Carità di scuola bolognese seicentesca. Questo è un dipinto che si trova all'interno del Castello Visconteo. Ce ne sono tantissimi di dipinti, alcuni non sono neanche stati studiati o approfonditi, perché sono lì, il Castello Visconteo è diventato pubblico da pochi anni, non tantissimi, qualche decennio. E quindi ci sono dipinti che effettivamente non sono, cioè forse, vabbè, azzardo, magari è effettivamente l'originale, dice, qua si parla di scuola bolognese, magari è del maestro tal dei tali, però non è ancora stato studiato. Beh, detto questo, mi piaceva particolarmente questo quadro, che è una carità, e l'ho fatto uscire a distanza di 400 metri, perché qua siamo sul Sempione, e questo è un site specific proprio capillare. Queste invece sono i lavori, questo è in preparazione. Allora, dovete capire che io lavoro parallelamente con sia con le istituzioni museali, sia con i comuni, sia con privati, dove lavoro su delle grandi facciate, cerco di far uscire dai musei queste opere d'arte. E quindi queste opere diventano delle opere d'arte pubblica e quindi sono degli oggetti non rivendibili. Lo dico in maniera molto semplice e diretta, io lavoro anche con le gallerie d'arte e con i collezionisti e con le istituzioni museali che mi espongono. Qui mi trovo nel mio atelier, questa è la ragazza con l'orecchino di perla di Vermeer, questo è un dipinto di 1 metro per 1 metro, quindi molto piccolo. Qui potete vedere molto ben visibile la squadrettatura, che è un po' il mio marchio di fabbrica, visibile, rimane visibile, col marrone di fondo sulla gota che emerge.
un'illusione la pittura, perché se io vi faccio vedere da vicino capite che c'è proprio lo spruzzo della bomboletta, e da lontano ovviamente l'illusione è quella di vedere l'occhio o la perla, però la pittura è tutta così. Il marrone di fondo di preparazione e voilà. Questo è un dipinto che non è ancora stato intelaiato come quello in quel momento, adesso si trova a Marsiglia, la collezione. Non era ancora stato intelaiato, quello alle mie spalle è intelaiato, a volte metto la cassetta americana. Detto questo, è per farvi capire che il ruolo del collezionista è fondamentale anche nel mio lavoro, perché ovviamente io stesso sono un collezionista, a dire la verità, piccolo collezionista, però ho l'opportunità a volte di fare degli scambi con i miei colleghi, oppure una parte, una percentuale di quello che guadagno, la investo, la reinvesto in opere d'arte, non a scopo speculativo, ma semplicemente per piacere personale, perché adoro collezionare e a casa mia non appendo i miei quadri, ecco, per intenderci, perché non mi va. E mi piace più avere attorno a me dei quadri di altri artisti che ho comprato, con cui ho fatto degli scambi. Comunque è una parte fondamentale, perché la parte con le gallerie d'arte o con i musei dove espongo, ovviamente i mecenati o i collezionisti possono acquisire una sorta di pezzo di muro, perché è quello che succede in tutto il mondo della street art, anche lo stesso Banksy. Al di là delle polemiche che gli staccano i muri o non gli staccano i muri, in realtà lui ha fatto un sacco di tele, un sacco di serigrafie, e ovviamente queste sono legate all'acquisto da parte di collezionisti o di amanti dell'arte. E quindi io lavoro spesso con questo genere di gallerie, principalmente legate al mondo della street art, anche gallerie che si occupano di contemporanei, oppure dei musei, perché principalmente mi interessa fare esposizioni museali. Come vi accennavo poc'anzi, io lavorerò con tre musei molto importanti in Francia, due saranno mie mostre personali a Colmar e a Le Mans, una in un'abbazia del 1300 cambiata a polo museale, e vi faccio vedere una piccola anteprima, non ho ancora fatto vedere a nessuno, dell'esposizione che sarà, ed è questa. Io ho cinque, no, sono sei saloni così, e lo farò a luglio del 2022, l'esposizione. Però sono già andato là, questo luogo l'hanno comprato due miei collezionisti, sarà un museo privato, però ovviamente aperto al pubblico, e quando aprirà ci sarà la mia personale per inaugurare questo luogo. È un'abbazia del 1300. Se vedete queste, perché mi interessa molto lavorare nei musei? Perché posso esporre le tele con il formato che preferisco. Questo è un 4 metri per 3 metri, 4 metri per 3 metri anche qua di fianco. Sono delle tele molto 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 imponenti. Ovviamente lavoro anche su formati differenti e più piccoli, ma nulla. E più piccoli, però nel caso dell'esposizione museale ovviamente saranno delle opere molto molto grandi. Sulla destra c'è un piccolo particolare che avevo già dipinto, che è praticamente quello che ho fatto, ecco, questo per farvi capire la Francia, che ho fatto allo Château d'Amboise nel 2018 e 19, scusatemi, perdono. Sono stato invitato dallo Château d'Amboise, ed ero l'unico artista invitato per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Ho avuto l'opportunità di fare una residenza di più di 2 settimane, e quel dipinto, che poi me l'hanno prestato dei collezionisti, sono partiti un po' per tutto il mondo, queste grosse 5 tele che poi sono state successivamente vendute, adesso le ho recuperate, me le hanno riprestate per esporle a questa mostra che farò nel 2022. Comunque, detto questo, ad Amboise sono stato invitato dal direttore, l'unico artista per i 500 anni, era proprio istituzionale la cosa, ho avuto la fortuna di incontrare anche Macron e Mattarella. Adesso qua non ecco qua sono le Macron e Mattarella, e qui ero in residenza. Vedete, quel dipinto che avete visto è quello che sto realizzando qua. Io ero di fianco alla tomba di Leonardo da Vinci.
e mi hanno permesso di dipingere a bomboletta spray. Ovviamente mi hanno messo un grande telo di plastica dietro, perché sia mai che vado a rovinare il castello, ma ero anche io un po' spaventato. E quello che vedete dietro è il mio lavoro, cioè io lavoro anche con bambini che arrivano dall'elementare. Ho fatto più di 70 lezioni quando ero in quel luogo, e questo è quello che mi piace più fare. Vedete, qua poi sono con Macron e Mattarella, avevo più barba di adesso, i capelli un po' più lunghi, la montatura di occhiali diversa, ma delle scarpe orribili che porto sempre, anche in quel caso, e mi vesto sempre così. Però in quel caso era la presentazione proprio dei 500 anni, era la commemorazione il giorno, io ero presente perché mi hanno invitato assieme ai 30 invitati, e dietro di me era esposto una delle teste, questo particolare di Ménagot, questo quadro che è conservato allo Château d'Amboise, e allora ho parlato e ho presentato il mio lavoro. Perché lavoro tanto in Francia? Ma perché loro sono anche abituati. La street art è arrivata più di 15 anni prima, il graffitismo anche, il collezionismo è molto molto forte. In Italia sta arrivando, e lo spero, ma semplicemente non è che non si ha voglia, le cose arrivano un attimo dopo, perché la pratica della street art e del graffitismo è arrivata dopo in Italia. Io quando ho avuto colloquio prima con Macron, poi è arrivato anche Mattarella, assieme a Macron mi hanno ripresentato il presidente italiano, con Macron ho discusso di street art, perché lui conosce benissimo Shepard Fairey, Obey Giant, e all'Eliseo ha dietro la sua scrivania un'opera di Obey Giant. Cioè, capite anche voi che io stavo parlando col presidente francese, con una persona che, se gli dicevo i nomi degli street artist, li conosceva e li considera degli artisti d'arte contemporanea, tali da essere esposti all'interno del suo bureau. Con il presidente Mattarella, che è stato gentilissimo e bravissimo ad ascoltarmi, ho parlato di quello che è la mia tecnica, le bombolette spray, come funzionano, perché magari Obey Giant non lo conosceva. Ovviamente c'è anche una differenza d'età fra Macron e Mattarella, però vi posso assicurare che anche con la politica a volte, o con dei comuni o con anche dei galleristi, mi trovo in difficoltà in Italia perché questa pratica, non dico che non sia riconosciuta, è sconosciuta. Mentre in Francia io vado, vengo venduto alle aste più grosse di Art Buriel o assieme a Obey Giant, insieme a Banksy. Qua sono in Germania, ad esempio, un'esposizione in una galleria importantissima in Germania, con l'Up Gallery, dove ho lavorato sulla Giuditta Euroferne, sul processo, vedete a sinistra, il processo proprio di creazione di Oloferne, poi parte del quadro e poi la Giuditta riproposta su due tele come quella che ho alle mie spalle. E questo è la Francia. Vi faccio un piccolo paragone. In Italia abbiamo gallerie d'arte contemporanea che si occupano di urban art, siamo più o meno ad 8. A Parigi ce ne sono solo a Parigi 60. Questo è il paragone. E ho detto tutto, quindi è molto da fare e sono ben contento perché vuol dire che c'è un sacco di opportunità anche in Italia per quanto riguarda il futuro di questa che è una pratica di arte contemporanea. Cioè, parliamoci chiaro, anche i graffittisti newyorkesi degli anni di fine anni 60, inizio 60, 70, uno ad esempio come Dondi White. 2 anni fa partecipavo anche io con un mio pezzo all'asta. Hanno venduto un suo piccolo sketch su carta di un piccolo personaggio che aveva dipinto su un treno nella New York degli anni 70. All'epoca, ovviamente, ricercato dalla polizia, questi foglietti erano gli sketchbook. Passano 40 anni e quest'opera viene venduta a 150.000 euro a Parigi, ad Art Curiel. Questo è il risultato della storicizzazione dell'arte e di alcune pratiche che fanno parte e diventeranno parte integrante dei libri di storia dell'arte che questi bimbi che vedete nella foto studieranno e continueranno a studiare. Anzi, sono già entrato in alcuni libri di storia dell'arte con questa pratica in Germania. Mi hanno inserito proprio come modello di studio. Quindi questo è per farvi capire che l'arte e la street art, cioè non c'è l'arte contemporanea e la street art, non c'è un mondo legato esclusivamente al vandalismo, sono pratiche comuni.
lo erano anche, cioè ci si vede quasi come dei ribelli, ma lo erano anche il Museo des Réfugiés in Francia, lo erano anche gli impressionisti all'epoca. Venivano rifiutati dall'accademismo, certo, e oggi per comprarsi un loro pezzo, all'epoca non vendevano niente, ci vogliono decine e decine di milioni di euro. Questo è sempre perché nella storia dell'arte tutto quello che avviene fa parte poi della memoria storica dell'umanità, che nel bene o nel male ha rappresentato un'epoca, ma senza la memoria storica l'umanità non esisterebbe. Senza la memoria, senza gli spartiti musicali, senza il teatro, senza i quadri, le sculture, le architetture, che cosa rimarrebbe dell'umanità? Nulla. Quindi Andrea, ecco, mi dica, prego. scusa, Scusi. ti interrompo un attimo. A proposito di memoria storica, mi sono arrivate due domande simili. La prima mi chiedono quanto possono durare le tue opere nel tempo, queste meravigliose opere, e la seconda mi chiedono se ogni tanto serve manutenzione, quindi ti chiamano anche per una sorta di manutenzione, oppure se il degrado naturale dell'opera rientra anche in quello che è proprio il tuo lavoro. Certo. Allora, è molto importante questa domanda. Allora, oltre ad utilizzare degli acrilici lossanici di fondo, e qui ne avete l'esempio, questo è il marrone di fondo che vedete in basso, c'è la proporzione, qua c'è Joel che sta riquadrando un attimo, qua vedete anche la proporzione del muro, ok? Allora, la prima cosa è quando mi arriva una commissione da parte di un comune, mi si propone un muro. Prima di tutto questo muro deve essere molto molto solido o ben fatto. Se mi si propone un muro che ha delle problematiche e il comune pensa che grazie alla street art lo si riqualifica, ecco, siete sulla strada sbagliata. Prima mi riqualificate il muro e lo rendete solido e spendete dei soldi per farlo durare nel tempo, anche perché ne va del comune e ne va della mia, ovviamente, credibilità. Quindi, perché io non lavoro sull'effimero, quindi il discorso di far rendere un muro estremamente, renderlo solido, mi permette di poi mettere l'acrilico lossanico di fondo che è fatto per gli esterni, mettere la bomboletta spray che è fatta sempre per l'esterno e infine, successivamente, utilizzo un prodotto che si chiama Alpha Clear Coat di Sickens, che serve a proteggere dal principale nemico dei pigmenti che è il sole. Quindi grazie a questo io posso avere i pigmenti che rimangono freschi e perfetti per anni. Andatevi a vedere questo lavoro di Gavirate a 3 anni, andatevi a vedere il lavoro di Varallo Sesia che ha 5 anni e sono come se io li avessi appena fatti. Vi faccio un esempio senza accusare nessuno, però il palazzo del CZ di Reggio Emilia Varese è praticamente scomparso. C'è l'arancione che non esiste più, i verdi sono degradati, è proprio di fronte, il muro è di fronte a 30 anni, ma il muro è di fronte alle ferrovie dello Stato, lì perché non si è usato un protettivo, perché 30 anni fa non esistevano dei protettivi come li utilizzo io oggi, o forse non si è utilizzato anche un materiale anche adeguato a livello di proprio di acrilici per esterni, forse non esistevano dei materiali adeguati. Quindi io tendo sempre ad utilizzare il meglio, hanno dei costi, però questo permette al lavoro di poter durare negli anni. Il finale che metto è un finale all'acqua e quindi si può ridarlo nel tempo. A seconda dell'esposizione, il mio collaboratore Joel ha delle direttive, si può pensare ogni 7 anni, per quanto riguarda un muro come questo a Gavirate, che non siamo al mare, non è esposto tantissimo al sole. Oppure ogni 3 anni se il muro è al mare ed è molto esposto al sole, al vento, alla salsedine, ovviamente. Se sono degli interni, chiaramente non c'è bisogno. Però gli interni, ecco qua, apro una parentesi fra il collezionismo e il muro pubblico. Gli interni, un conto è il muro esterno pubblico e su quello ho dei costi che sono standard e sono la parte più importante del mio progetto. E quindi sono dei prezzi anche abbastanza accessibili. Per quanto riguarda invece i quadri, hanno dei costi che sono completamente differenti, perché fanno parte comunque, sono legato a un mio coefficiente artistico, che piano piano sta crescendo a secondo delle varie aste a cui sto partecipando.
E mentre il muro interno completamente privato ha un costo completamente differente e molto più alto. Perché, vi spiego semplicemente, se voi andate a un concerto pubblico dei Rolling Stones, pagate il vostro biglietto 35, 50, 60 euro. Bene, se voi volete i Rolling Stones a casa vostra per la festa di vostro figlio, quanto pagate? Bene, la stessa cosa è per me. Non costo come i Rolling Stones, ovviamente, però questo è il paragone. Il mio è principalmente arte pubblica. Qualora ci sono degli interessi anche privati, ben venga, ma uno poi non si deve spaventare dei preventivi, chiaramente. Ecco qua. E poi c'era un'altra domanda, Giorgia, scusami, mi sono persa. Soltanto, forse le ho fatte insieme, se richiedono una manutenzione, diciamo, dopo qualche anno o se ti è mai capitato, però da come hai risposto per ora non credo, e se rientra, diciamo, anche nel progetto un degrado naturale caratterizzante il lavoro. No, non c'è un degrado naturale. Purtroppo all'inizio del mio progetto non utilizzavo questi lavori e un lavoro in particolare, ma è la cittadina in particolare che ha dei problemi grandi, è ad Angera che ha questa umidità di risalita che non riusciamo a fermare e purtroppo sono andato a restaurarlo perché conosco, sono carissimo amico del sindaco Molgora e dell'assessore alla cultura. E alla fine sono andato già una volta a restaurarlo. Purtroppo ogni tot tempo si ripresenta il problema e lì è un problema strutturale. All'inizio non andavo, era proprio all'inizio del mio lavoro, quindi non andavo a cercare proprio i muri migliori. Poi piano piano ho preso coscienza anche del valore del mio lavoro e di quello che era la mia pratica, quindi cerco sempre di farmi dare dei muri molto solidi. In quel caso, purtroppo, bisognerà negli anni continuare a restaurarlo oppure rifare completamente il muro, cosa che mi auguro perché Angera ci tengo particolarmente e ha questa umidità di risalita molto molto forte che crea delle bolle. E figuratevi, qua in questo caso che vedete a Bassano del Grappa hanno rifatto il cappotto, cioè hanno fatto il cappotto sopra. Anche a Gemogno, nell'ultimo che ho fatto, hanno rifatto il cappotto. Anche qua a Gavirate mi avevano rifatto il muro. Capite anche voi che è molto molto importante questa questione, ecco. Anche qui avevano rifatto completamente il muro a Seregno, ecco. Quindi è estremamente importante questa pratica. Volevo tornare un attimo, allora, ecco, questo è un altro lavoro molto importante, cioè oltre a lavorare sui quadri, lo vedete, lo vedi Giorgia? Sì. Questa è una serie che si chiama From the Sketch to the Wall. Praticamente è un lavoro a cui io tengo molto e sono praticamente, ok, i muri possono rimanere per 30 anni, 40 anni, però parliamoci chiaro, nessun muro è eterno. Quindi l'opera d'arte più importante per me sono proprio questi piccoli lavori che si chiamano From the Sketch to the Wall. Quindi io quando prima di approcciare al muro faccio un sacco di bozzetti preparatori, un sacco di prove, colore anche, e in questo caso, come potete vedere, c'è la tabella colori incarnato dove mi metto tutti i vari codici, ho preso le misure del mio lavoro, come lo vorrò fare, dove si fa, e di questi disegni ne ho tanti. Dopodiché, cosa succede? Li incornicio, li metto a fianco a una fotografia del muro terminato e finito, ed è proprio From the Sketch to the Wall. Questo è un cerchio che si chiude. Magari forse molti di voi conosceranno Christo come artista, molto importante, scomparso da poco. Lui faceva comunque queste installazioni molto molto grandi. Quella del lago, correggimi se sbaglio, era il lago di Iseo, Giorgia, Sì, quella la che ha fatto passerella. la passerella grandissima. Ovviamente uno non vende la passerella, ma vende successivamente quello che rimane dell'effimero di quell'opera d'arte, è il progetto ed è anche quello che faccio io. Ovviamente il mio muro non è effimero come un'opera di Christo, però questo che espongo nelle gallerie d'arte è proprio quest'idea di cerchio che si chiude dal progetto al dipinto su muro per poi ritornare in un futuro fra 200 anni solo a quest'opera, cioè
il progetto sarà la testimonianza e la fotografia sarà la testimonianza più importante, oltre che avere delle tele del genere, di quello che è il mio lavoro, perché per me è molto molto importante che questa mia poetica prosegua nel tempo, oltre che con i collezionisti, con la musealizzazione, cosa che ovviamente sta già avvenendo soprattutto in Francia. Cioè il museo perché per me è più importante della Galleria d'Arte, perché Galleria d'Arte ha lo scopo ovviamente finale di vendere le opere, è commerciale, anche se le espone da Dio benissimo, cioè comunque lavoro tuttora con delle gallerie d'arte e mi trovo benissimo, ma la musealizzazione è quasi una camera del tempo, nel senso che le opere che vengono acquisite da questi musei rimangono ai musei, a meno che non succeda una crisi incredibile e totale dove devono vendere le proprie opere d'arte, ma questo non capita praticamente mai e questo vuol dire che la musealizzazione è come entrare veramente in una cassaforte del tempo che mi permetterà di essere ricordato non io, la mia poetica e il mio pensiero possa viaggiare nel tempo il più possibile, ovviamente. E questi sono i quadri che entreranno ovviamente nei musei. Questo è un 4 metri per 3 e questo verrà poi messo su un chassis, su un telaio e verrà poi esposto. O magari girerà fra vari musei. Ecco, questo è anche interessante perché le opere poi vengono prestate da museo a museo. Questo è il lavoro invece che ho fatto all'ospedale di Varese, molti di voi forse lo avranno visto. Ecco, mi adatto anche. In questo caso abbiamo un angolo a 90 gradi. Lo dico magari se c'è qualche comune connesso. Se ci sono delle finestre sui muri non è un grosso problema. Anzi, mi diverte l'architettura, mi diverte adattarmi all'architettura. L'importante è che i muri siano solidi. Questa è la cosa fondamentale. E mi diverte appunto anche quando ci sono degli angoli. In questo caso ho avuto, diciamo, il soggetto scelto aveva questa fortuna di avere una lanterna che io ho diviso a metà. E l'ho resa quasi tridimensionale, cioè quando si arriva lì c'hai i due lati della lanterna, è quasi un gioco, è molto divertente questa cosa. Quindi tante volte non bisogna pensare a un muro facciata cieca, tradizionale, cioè si può arrivare ad avere anche dei muri che sono comunque non perfettamente piatti. Questo vabbè, lo è, però se guardate in basso a destra, vi faccio vedere. C'è una porta, vedete? C'è una porta, quindi posso andare su superfici molto molto differenti anche. Queste invece sono, vabbè, questa la conoscete, la Mona Lisa sempre su tela, questa è finita da un collezionista a Parigi, e qua sempre siamo a Comampio, invece con un quadro che adoro di Francesco Hayez, che sicuramente molti di voi avranno visto. Ecco, non mi interessa solo lavorare su quadri molto conosciuti, in questo caso l'ho voluto fare perché mi piaceva un sacco, però lavoro anche su quadri che sono meno conosciuti. Bourgeois, questo sono a. Ecco, questo è un lavoro, è il primo lavoro della mia serie di processus, dove io lascio visibile esclusivamente il disegno preparatorio e intervengo su piccole parti colorate del quadro. E questa sarà la mia pratica successiva sui muri. Cioè io dal 2022, quando inizierò a lavorare su altre richieste, lavorerò esclusivamente in questa maniera. Perché ovviamente è la mia evoluzione ed è quello che poi ho iniziato a fare su tela, ho iniziato a riportare su muro. Quindi il processo, quindi sottrarre alla pittura il colore per far emergere il disegno preparatorio del pittore, facendo poi intravedere quello che sono comunque delle parti dipinte. Quindi questo è quello che sarà la mia evoluzione. Questo è il primo lavoro e l'ho fatto quest'anno a Mulhouse, in Francia, e ho realizzato appunto questa allegoria della letteratura e della pittura che è rappresentata da questa lira, ovviamente, la letteratura e dalla pittrice. Questo è un pittore dell'Ottocento che adoro, mi piace molto. Ed ecco, questo qua è l'altro mio lavoro. Vedete, quando ero a Parigi
che ho fatto poi l'étricheur à l'As de Carreau, rappresentando Georges de la Tour, prima, e questo alla mia sinistra è Cyril Guyet, il direttore del Dipartimento Educazione di Louvre, che si mette le mani nei capelli per il mio pessimo francese, però mi ha scelto lui, e io ero davanti a una platea di studenti dell'Università di Nanterre e ho fatto una lezione proprio in presenza, facendo vedere qual era la mia scelta, ed era Georges de la Tour, appunto, e grazie poi a questa mia scelta, poi siamo andati all'Università di Nanterre e ho rappresentato, come vi ho fatto vedere prima, la metà di questo quadro, perché ovviamente mi dovevo adattare anche alla parete. E questa è un'altra parentesi nella parentesi. Quando c'è una superficie di una determinata taglia, io ho scelto determinati dipinti, io li taglio, li prendo, ne taglio la metà o vado a prendere un particolare. Ed è molto interessante anche questa pratica. Comunque, perché comunque è un po' come quando si va a vedere le copertine dei bellissimi volumi della Tasche. Non fanno mai vedere un quadro intero, prendono sempre dei particolari. E a volte funzionano anche meglio. Poi è invogliare doppiamente le persone ad andare a visitare l'originale e a vedere quello che è. Ho finito di condividere lo schermo. Ok, se ci sono altre domande, Giorgia, o da parte tua anche, sono ben. Sì, a me incuriosisce sempre la parte legata al territorio, cioè questo legame col territorio molto che emerge in tutti i tuoi lavori. E per esempio, a proposito del bacio di Hayez, che anche per me è una delle opere che preferisco, io sono andata a cercarlo, tra l'altro non da tantissimo perché era molto pubblicizzato sui social, sul web, però non l'avevo ancora visto dal vivo e mi ha stupito il fatto che non mi abbia accolto all'ingresso del comune. Cioè, molte tue opere sono molto ben visibili, io in quel caso l'ho dovuto proprio cercare e sono onesta, non l'ho trovato facilmente, alla fine ho dovuto farmi aiutare da Google e mi ha indicato la parete, di fatto la scuola dove l'hai realizzato e quindi l'ho trovato e mi ha proprio colpito. Questo passaggio ulteriore, cioè questa sorta di esperienza che ho vissuto, come se io fossi andata proprio alla ricerca della bellezza nel tuo caso. Quindi mi ha stupito e è una cosa che ho molto, molto apprezzato. Non so se ti ha voluto, se semplicemente sia stato un caso, però questa ricerca dei non luoghi, dal mio punto di vista, è un aspetto molto particolare che vale la pena. È interessante questa riflessione, perché fondamentalmente quando i comuni o le istituzioni museali mi propongono, solitamente cercano per la maggior parte il muro visibile, il muro all'ingresso del comune, come giustamente hai detto tu. Altre volte vengono proposti o sono io a proporre dei muri che sono un pochettino più periferici. Anche perché questa centralizzazione a tutti i costi, soprattutto nelle grandi città, è bello anche lavorare nelle periferie, cioè i musei sono nel centro, facciamo uscire la cultura nelle periferie, facciamola scoprire anche persone che sono sempre più separate da ciò, dalla centralizzazione. E quindi a volte è molto interessante. Per quanto riguarda Comabbio, mi avevano proposto quelli del comune, la scuola elementare, e Comabbio è un po' un piccolo labirinto. All'inizio mi sono perso anch'io perché non sapevo dove andare, cioè prima di dirigere non sapevo dove andare, però quando lo scopri ti appare di fianco, no? E dici: ah, è qua, quasi non, di fronte c'è un muro di cinta, Esatto, ed è anche c'è anche la interessante strada questa. stretta, e anche la strada è stretta, quindi proprio anche quando lo vedi non riesci a goderlo in tutta la sua grandezza, la sua dimensione, cioè devi proprio scoprirlo a poco, da più punti di vista. Un po' come il Caravaggio dell'Iper, che tante persone si lamentano per queste siepi, soprattutto sul web, continuano da anni che dicono: ah, dobbiamo tagliare queste siepi. Ma allora, quando feci quel lavoro, quelle siepi c'erano ed è anche una maniera per andarlo a riscoprire, ovviamente rischiando la vita alla rotonda dell'Iper, perché devi attraversarla giustamente a piedi. Però è anche un po' misterioso e poi è lì dove è nato tutto. Quindi questo progetto, quindi è anche interessante sotto questo aspetto. Non lo so, e tante volte, ad esempio, a Novara ho fatto Gli angeli in adorazione di Gaudenzio Ferrari. Ecco, questa è un'altra parentesi nella parentesi nella parentesi. Quel quadro è stato rubato nel 1970 al museo di Novara.
e mai più ritrovato. Questo l'ho fatto anche in Sicilia con il Santi Lorenzo Francesco d'Assisi e la Madonna di Caravaggio, che comunque è stato rubato anch'esso nel 71, se non sbaglio, all'oratorio di Palermo e mai più ritrovato. Tante volte mi piace anche se c'è l'opportunità di avere delle foto, perché se sono stati rubati e non ci sono le foto, non posso ricrearle. Quindi è molto molto interessante questa idea di riproporre dei quadri rubati. Detto questo, quello che ho fatto a Novara è sul Broletto del 1300, su un muro esterno del Broletto del 1300. Quando me l'hanno proposto, ho detto: siete sicuri? Cioè, io a volte ho avuto, lo dico se ci sono dei comuni collegati, a volte ho avuto la soprintendenza gasatissima a Novara che appoggiava questa cosa, il comune, il sindaco che appoggiavano questa cosa e mi facevano dipingere il Broletto del 1300. A volte mi sono ritrovato la soprintendenza, non so chi è non so come si chiama proprio le persone che decidono sì o no, con delle facciate cieche di palazzoni degli anni 70 bruttissimi, con questi che mi bloccavano i lavori. Ecco, io lì questo non lo accetto e lo trovo paradossale, cioè non riesco a capire, ci sono due pesi, due misure, cioè che cosa vuol dire questa cosa? Forse boh, bisognerebbe entrare più in campo giuridico, non riesco veramente a collocare o a capire la testa a volte di persone che si mettono di fronte, di traverso a dei progetti su delle facciate bruttissime. Adesso non voglio dire fare nomi e parlare di comuni, però vi faccio solo l'esempio di Novara che è andato tutto bene ed è stata la soprintendenza a dire: ah, bravo! Così io dire: ma siete sicuri che questo è il caso del 1300? Se ero io che non volevo dipingerci perché era il palazzo del 1300. E invece loro hanno detto: no, no, lo facciamo, adesso è un simbolo, centro, proprio centro, centro di Novara. Altre volte mi trovo con delle difficoltà, cioè comuni, non io, a me, io di proposte ne ho fin sopra i capelli, perché ho proposte fino a metà 2023, posso calendarizzare tutto, poi mi lascio sempre degli slot liberi, anche perché ho tante mostre museali, quindi mi dovrò concentrare anche sul discorso dell'atelier, perché i muri mi portano via tanto tempo, ma l'atelier è una parte importante del mio lavoro. Quindi è questo anche il discorso. Mi hanno appena chiesto se quando ricevi, o comunque ti chiedono delle opere, quindi quando lavori su commissione, che mi sembra di capire che sia la parte principale del tuo lavoro, chi sceglie i soggetti? Sei tu? Hai libertà nella scelta sempre tu? Allora, sono io che propongo a seconda della taglia del muro, del luogo e del territorio. Mi è capitato a volte di avere dei comuni o dei committenti preparatissimi, come è successo a Varallo Sesia, che mi hanno presentato, mi hanno messo in mano, mi hanno detto: guarda, questo è Tanzio da Varallo, è il Davide di Golia, ce l'abbiamo qua. E io ho detto subito sì, perché coincideva perfettamente con la mia poetica. Quando un comune, che ne so, di un paese del Veneto, non so, Venezia, mi chiedono Caravaggio, per fare un esempio banale, stupido, dico di no. Cioè, a Venezia è Tiepolo, non è Caravaggio. Venezia è Tiepolo, è Tiziano, è Tintoretto. Cioè, lì dico di no. E sono io che propongo una, due, tre, quattro, cinque proposte, le si mette sul tavolo, le si discute assieme, le si sceglie assieme, le si condivide assieme. E allora lì funziona come un collettivo che decise poi, però sono io che faccio queste cinque proposte, a seconda della taglia del muro, a seconda della territorialità e soprattutto chiamo i miei mentori, Paolo Cova, il mio storico dell'arte, dico: senti, devo andare qua, dammi dei nomi, dammi delle indicazioni e da lì riesco poi a capire. Faccio un esempio, sono nato in Sardegna, la Sardegna ho vinto due volte lì, una volta con l'appoggio della Pinacoteca di Sassari, con la direttrice Giannina Granara, meravigliosa e disponibilissima, e lì abbiamo fatto uscire un lavoro dalla Pinacoteca. Nell'altro caso è stata una società privata, in quel caso Parkingo Group, che mi ha fatto fare ad Olbia un muro di una delle sue sedi, e io ho chiamato Paolo Cova e gli ho detto: dammi qualche nome. In Sardegna non c'è una grande tradizione di pittura, non siamo in Sicilia, e ci sono due nomi, il maestro di Castelsardo e il maestro di Ozieri, punto. Si chiamano così perché non si sa neanche come si chiamassero, cioè non sappiamo neanche, non abbiamo cenni storici. Il maestro di Ozieri non lo conosceva nessuno,
vi assicuro che lo conoscevano in cinque storici dell'arte in tutta Italia e io non sapevo neanche chi fosse. Vado a prendere questo pezzo e frammento di una pala d'altare, lo riporto ad Olbia su un grande muro del parcheggio di Parkingo. Questo muro mi chiama la redazione di Gente, e io finisco su giornali di tutti i tipi. In quel caso mi chiama la redazione di Gente, che è un giornale che ovviamente troviamo da tutti i parrucchieri della Lombardia, dove possiamo vederlo solo dai parrucchieri oppure a casa delle nonne. Gente, di solito c'è Mara Venieri in copertina, e quando uscii io c'era Mara Venieri in copertina. Io dico sì ai giornalisti, soprattutto giornali generalisti di questo genere, perché il mio scopo è arrivare anche lì. Ecco, vi assicuro che Gente mi fece 5 pagine di articolo ed è uno degli articoli più belli che abbiamo mai fatto, perché hanno messo l'originale a confronto del mio muro. Poi, vabbè, il titolista ovviamente era Attenzione, Caravaggio è tornato, ma questi sono i titolisti che devono riuscire a vendere, che è anche abbastanza sorridere. Però a pagina 4 del mio articolo c'era il maestro di Ozieri e signore e signori, io ho fatto conoscere il maestro di Ozieri a tutte le sciure che quella settimana sono andate dai parrucchieri d'Italia, cosa che nessuno storico dell'arte era riuscito a fare fino ad allora. Questo è riuscire anche nel mio scopo. Sono molto interessati al tuo lavoro, mi chiedono quanto tempo, insomma, tra la richiesta di un'opera e l'inizio del lavoro, quanto tempo può passare? Fra la richiesta dell'opera e l'inizio del lavoro, più o meno, per come sono messo adesso, un anno e mezzo, 2 anni. Per Ok, quindi le sempre richieste che ci programmato. sono. Sì, sempre. E soprattutto bisogna essere, poi ho dei collaboratori che si occupano di questo, ho Joel che hai conosciuto tu, che si occupa più che altro della logistica, sì, anche delle mail, ma poi ho un manager che si occupa anche di tutto il discorso economico, cioè io dipingo e basta, anche perché non ho neanche il tempo di Certo. occuparmi di questo e non mi piace neanche tantissimo. E quindi poi si Capisco. entra in contatto, ovviamente ci sono anch'io di mezzo, non è che vi dico ah, con me non parlerete più, cioè a me piace sempre parlare, avrete anche notato. E quindi però si occupano loro, però un anno e mezzo, 2 anni, dipende, io mi tengo degli slot di tempo. Allora, non per essere arrogante, non per essere la superstar, non sono ai piedi per terra, però ho anche la fortuna di poter scegliere. E quindi io scelgo se il progetto mi interessa, se il luogo mi interessa, se il muro è estremamente interessante, magari riesco ad anticipare e riesco ad entrare ad aprire degli slot di tempo. Semplicemente questo, cioè non voglio apparire arrogante, però vi assicuro che mi arrivano più o meno 3, 4 richieste al giorno. Fatelo per 364 giorni e capite anche quante sono le richieste. Poi di quelle 3-4 sono anche delle richieste anche abbastanza banali o robe del genere, si risponde sempre a tutti, però magari di quelle una è molto interessante, la si deve prendere in considerazione. Tante volte si è arrivati a dover rinunciare a determinate cose. Adesso, ad esempio, è arrivata una richiesta interessantissima, questa più di un anno fa, e siamo in dialogo con il consolato italiano a San Paolo, in Brasile, dove mi hanno proposto una parete di 40 metri con l'ambasciata italiana, il consolato che finanziano, in centro San Paolo. Capite anche voi che è una proposta molto interessante, allettante, una cosa del genere la posso mettere a calendario sicuramente, ma mi interessano anche i piccoli borghi. Ho messo a calendario, cioè io sono stato a Sarule, in Barbagia, in Sardegna, in un posto dove a mezzogiorno scomparivano tutti e a un certo punto mi sono girato, c'era delle pecore che passavano e mi guardavano, è stato bellissimo. È stato meraviglioso, cioè, e l'ho accettato perché c'era un muro meraviglioso, il paesino era di 350 abitanti, c'era la correlazione con la Pinacoteca di Sassari perché l'avevamo contattata. Bene, vado, cioè non vi sto dicendo che vado solo nelle capitali, cioè dipende anche la bellezza del progetto. Io vorrei dire di sì a tutti, E poi però sei dovrei aprire. velocissimo. Sono veloce, Sei l'altra velocissimo domanda era a realizzare le opere. quanto? Allora, io ci metto più o meno slot di una settimana sempre. Tutti i lavori che avete visto, massimo sono stati 7 giorni. Aggiungo sempre magari qualche, poi c'è una sacca di preparazione, bozzetti prima, cioè c'è questo Certo. tipo. La preparazione c'è e poi aggiungo sempre degli slot di tempo perché c'è un
un qualche cosa che è assolutamente incontrollabile, che è il meteo. Quindi se piove, c'è vento forte, io sono su a 30 metri, a 20 metri, cioè a livello di sicurezza non posso lavorare, devo scendere. Se piove e di bingo mi cola il colore, mi devo fermare. Io ho lavorato in tutte le condizioni meteorologiche di temperatura, però preferisco lavorare dalla primavera all'autunno e evitare l'inverno, anche se il primo lavoro che ho fatto a Parigi è stato d'inverno con la neve, ma dietro di me c'era il direttore del Dipartimento di Educazione di Louvre, io dovevo dire di sì, e faceva caldissimo, che stavo benissimo, perché ovviamente capite anche voi. No, scherzo, però ho fatto sotto la neve. Mi hanno chiesto se hai un luogo speciale dove vorresti lasciare un tuo lavoro. Allora, è una cosa che è già saltata un paio di volte, io vorrei andare a Bologna a fare Guido Reni, in centro magari, su uno dei, non centro-centro, però su uno dei palazzoni con delle belle facciate cieche, un grande Guido Reni a Bologna, perché è un pittore che adoro e mi piacerebbe tantissimo, tantissimo fare e poterlo fare. Mi piacerebbe anche andare a San Pietroburgo, perché ci sono dei pittori dell'Ottocento che adoro, russi, o a Mosca. E ho dei contatti già con la Russia e mi piacerebbe tantissimissimo andare là. Gli Stati Uniti sì, ho delle proposte, ma non vi dico la verità, non mi attirano tantissimo. Però mi piacerebbe anche andare a New York, forse anche, o Los Angeles. Proposte ne fanno. C'è un'altra domanda? Sì, un secondo che la leggo. Certo. Questa è più una riflessione. Ti fanno i complimenti. Questa persona in particolare mi ha detto che per lui è stato interessantissimo scoprirti e ti ringrazia molto per la poetica del tuo lavoro che ci regala bellezza e dice che è proprio uno stimolo per tutti per conoscere la storia dell'arte. Grazie. Posso Condivido aprire pienamente. Condivido pienamente. un piccolo aneddoto appunto proprio su questa riflessione. Ringrazio per le parole, sono sempre intrigato quando mi si dicono cose del genere e contento, ovviamente. Ero in Sicilia quando feci la cena in Emmaus di Caravaggio ed ero a San Salvatore di Fitalia, un piccolo paese nei Nebrodi in provincia di Messina. Ero al terzo giorno di lavoro e passarono per strada due ragazzi bimbi di 6 e 7 anni e arrivarono lì a chiedermi informazioni, erano tutti incuriositi, sapete, le bombolette spray quando ci sono dei bambini pensano subito ai graffiti, si casano. E io invece lì, bra bra, una lezione di storia dell'arte, poverini, e gli faccio, spiego Pippone su Caravaggio, di qua, cioè, cercando di essere il più leggero possibile. I due ragazzi il giorno dopo tornano con un libro su Caravaggio alla pagina della cena in Maus che erano andati a prendere a casa del nonno di uno dei due e vengono lì e mi fanno la lezione a me. Cioè mi parlano e mi dicono e avevano per farmi vedere che avevano imparato tutto. Allora, questo mi ha fatto capire una cosa molto importante, cioè soprattutto per le nuove generazioni. Ho in mano un qualche cosa che ha un appeal molto forte, che sono le bombolette spray. Perché è così, non te l'avevo detto all'inizio, non ci sono scuole che ne insegnano, quindi un bambino immagina i graffiti la strada, ed è così. Quindi ho in mano uno strumento molto forte e riesco a coinvolgere, a condividerlo con delle nuovissime generazioni, anche di piccolini, che prendono l'iniziativa loro stessi perché si sono gasati, perché hanno visto un fright, come lo chiamano loro, uno street artist, dipingere Caravaggio. E quindi si sono sentiti quasi in dovere di farmi vedere che avevano capito, erano gasati e avevano studiato. Voi immaginatevi, questi bambini, dalla loro testa, sto Caravaggio non riuscirà mai più. Cioè, un conto è studiarlo a scuola, e anch'io vi posso assicurare, sono stato bocciato, liceo artistico. Cioè, le cose quando leggi su libri a volte, e soprattutto purtroppo per questi, cioè il grado di distrazione è elevatissimo, perché già noi guardiamo su Instagram magari in una giornata 3.000 immagini e non ce ne rendiamo conto, se poi questi ragazzi su TikTok ne vedono 5.000, ho anch'io TikTok perché devo rimanere con le generazioni, sempre, però swipe, 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 swipe. Allora si può comprendere benissimo come andando in un museo, dopo la quinta sala con centinaia di opere, c'è un calo dell'attenzione.
io combatto contro una sorta non di analfabetismo funzionale legato ai testi, ma un analfabetismo funzionale legato alle immagini. Vi posso assicurare che esiste ed è forte. E internet è sì una grande fonte di informazioni, ha dei pregi, ma ha anche dei difetti molto, molto grandi. E quindi è un tentativo anche di mettere in correlazione lo spettatore con un'immagine uno a uno. E questo vi posso assicurare che funziona. Ingrandendola funziona ancora meglio, perché vi mettete nei panni di una persona adulta, guarda verso l'alto, mettetevi nei panni di un nanetto di 5 anni. Fa così e dice, è ancora più grande. È gigantesco. E quindi anche lì riesco ad arrivare, far avvicinare le nuove generazioni, ma non solo loro, perché ha creato una sorta di cortocircuito, perché passa anche la sciura di 70 anni che non conosce la storia dell'arte, però basta, la grande storia dell'arte, la pittura classica è nel nostro DNA. I nostri avi hanno imparato le immagini attraverso le immagini delle chiese, dei quadri, punto, non c'era altra roba. Quindi il discorso di vedersi un drappeggio sulla cosa, passano le sciure e dicono, guardano su di... E comunque è bello, 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 però magari non sanno neanche che si tratta di Caravaggio o di Guido Re. E questo quindi crea, poi magari è il nipote che glielo racconta. Quindi è unire e incollare, è un collante, è molto trasversale il mio lavoro. Questo è il discorso. Sono tanti i messaggi quelli che trasmetti con il tuo lavoro. Io ti ringrazio molto. Tra l'altro, sono tutti messaggi molto positivi e in questo periodo purtroppo molto particolare che stiamo vivendo, in cui sembra che tutto il mondo della cultura si sia fermato, il tuo mondo, quantomeno il tuo lavoro, sembra non arrendersi, sembra non arrestarsi, anche per il fatto che tu puoi realizzarlo all'aria aperta. Magari le lezioni le hai tenute a distanza con gli studenti, però sei riuscito a mantenere un contatto anche umano con tutti in questo momento particolare. Quindi anche questo dà molta speranza a noi che ti seguiamo. Poi tu colori, decori le nostre città con proprio le tue bombolette, questo strumento molto vicino in ragione alle nuove generazioni e anomalo, comunque che non abbiamo mai associato all'arte classica, quantomeno come riesci a farlo tu. E dai nuova vita dal mio punto di vista dei quartieri che effettivamente sono poco conosciuti e forse anche un po' degradati, abbandonati. Incuriosisci le persone, incuriosisci gli sconosciuti, riesci a far apprezzare l'arte a tutte le persone che, come dici tu, non hanno avuto la fortuna di studiare, che nutrono, perché è vero, una sorta di timore reverenziale nei confronti delle istituzioni. Ecco, tu porti il loro museo, cioè tu porti il museo nelle loro strade, quindi li obblighi quasi ad approcciarsi a questo mondo e loro, senza rendersene conto, si innamorano dell'arte, quindi davvero capiscono e apprezzano l'importanza del nostro patrimonio, lo sentono vicino. È proprio un concetto di arte pubblica, socialmente educativa, non so come definirlo, vicino a tutti noi, molto accessibile. E questi sono tutti messaggi che arrivano, ma arrivano a tutti, ai grandi, ai piccoli, agli esperti e ai meno esperti. E secondo me è molto raro, ecco, trovare un concentrato di messaggi di questo tipo come nel tuo lavoro. Quindi io ti apprezzo molto e sicuramente ti proporrò altri webinar, sarei sempre il benvenuto in UFEL. Spero che i nostri comuni abbiano la possibilità di arricchire le loro strade con le tue opere. Lancio un appello anche alla mia città, Busto Arsizio, se riusciamo a individuare un bel muro adatto, mi piacerebbe molto avere un'opera nella mia città, perché quello è un posto del cuore per me, quindi ovviamente sarebbe un vero piacere. E se non ci sono altre domande, io ti ringrazio ancora e ringrazio anche tutte le persone che hanno partecipato a questo webinar. Ovviamente ci sarà anche la registrazione disponibile, quindi poi la divulgheremo sui nostri canali. E visto che ci hai regalato tanta bellezza in così poco tempo, vi ricordo un appuntamento che è sempre all'insegna della bellezza, che ci sarà questo weekend, perché sperando di non ritornare alla normalità, si terranno le giornate fai di primavera. Quindi io spero che si riuscirà comunque ad apprezzare in questi 2 giorni qualcosa che è legato al nostro patrimonio, stando sempre all'aria aperta, ovviamente nel rispetto della sicurezza delle distanze. Ottimo, grazie, Perfetto, grazie a voi. vi ringrazio, non ci sono altre domande? Perfetto. Prego, stava dicendo qualcosa? No, vi ringrazio per la
per la disponibilità, l'accoglienza, contento, e se ci saranno altri webinar, ben volentieri. E voilà, grazie veramente. Giorgia, se poi quando si sconnette volevo dirti, chiederti una cosa. Certo. Ok. Grazie a tutti e alla prossima. Arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci.